Questa è la Hoka Rocket X2 e rappresenta la scarpa più veloce della casa americana. La domanda vera è se è la scarpa più veloce presente sul mercato. Nei prossimi minuti ve lo racconto e per capirlo comunque partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 220 grammi. Nella taglia US 9 sul sito Hoka si parla di 236, ma magari le mie bilance cinesi, americane, francesi si sbagliano. Drop 5, 36 mm nel tallone, 31 mm nell'avampiede. Sono sorpreso che non sia di 39,5 mm. È una scarpa che utilizza per la prima volta una mescola in peba, ossia la mescola nobile che vi consente un rimbalzo incredibile. Qui, come al solito, ci sono delle scritte indescrivibili per tutti i geek della corsa. Tra l'altro, sarebbe gentile se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni. Tutto quello che gira intorno al mondo della corsa nei prossimi giorni saranno sicuramente copiose. Uno degli aspetti più interessanti è il fatto che l'intersuola, ossia il cuore della scarpa, ha visto il passaggio da una schiuma in Eva a una schiuma in Pebax, quella per intenderci delle scarpe con fibra di carbonio, super shoes, chiamatele come volete. Questa intersuola sicuramente è molto più morbida rispetto a quella che invece abbiamo visto sul leader di mercato. Potrebbe andar bene non soltanto per correre velocemente, ma anche paradossalmente lentamente. Rispetto ad altre scarpe racing, scarpe da gara che alcuni, come me ad esempio, hanno l'abitudine di utilizzare anche per fare i lenti, magari quando iniziano a essere esaurite, queste sui lenti non sono eccezionali. Non tanto perché l'intersuola non sia morbida o non sia confortevole la scarpa, perché anzi, tutt'altro, è davvero una scarpa molto confortevole, molto veloce e molto morbida anche. Il problema è che la forma della piastra in carbonio a cucchiaio continua ad essere curva anche durante i lenti, quindi per l'appoggio più rilassato, più spostato verso la parte dietro del piede, quindi più verso magari il tallone, diventa un po' scomoda sui lenti, proprio perché una corsa più rilassata con queste scarpe diventa fuori luogo. È importante notare che in una scarpa con la piastra in fibra di carbonio, la piastra è a cucchiaio, quindi presente su tutta la superficie, e al tempo stesso a livello di intersuola, stiamo parlando di un'intersuola a doppia densità, nella parte superiore leggermente più morbida, nella parte inferiore leggermente più reattiva, ma seguite la parte finale per capire il comportamento nella corsa. Invece sicuramente a livello di plate in fibra di carbonio questa è molto rigida, ma lo sappiamo, già le Carbon X2 erano così rigide, anche le Carbon X3, la reattività della scarpa stessa è eccezionale e la presenza di questa gomma o mescola in Pebax vi consente davvero di correre in maniera reattiva e molto forte. L'elephant in the room, in questo caso non c'è il coniglio, è legata al fatto se questa scarpa vi consente di battere tutti i record mondiali, europei, italiani o anche soltanto di casa vostra. Dal mio punto di vista sicuramente dipende dalla vostra biomeccanica di corsa. Di certo però questa intersuola molto morbida combinata con una piastra molto rigida vi consente di correre davvero velocemente e al tempo stesso, cosa davvero piacevole, vi consente di atterrare sul cuscino. Non ho appositamente cominciato parlando della tomaia perché di fatto nel 90% delle situazioni è irrilevante, però questa tomaia è molto molto interessante perché è davvero sottile, può essere utilizzata durante tutta la stagione e soprattutto anche nel caso in cui piovesse vi consente davvero di non avere nessun problema. Se dovesse andare a Londra probabilmente è la soluzione ideale. D'altro canto utilizza una linguetta molto racing, dei lacci assolutamente piatti, non particolarmente innovativi rispetto a quelli che invece abbiamo visto sul mercato. Però dal mio punto di vista il bloccaggio del piede è eccezionale, anche collegato al fatto che nel tallone abbiamo una conchiglia molto 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 morbida che vi consente di non avere nessun problema sul calcagno. Esiste un piccolo salottino nella parte interna, ovviamente non la raccomando a chi avesse problemi di pronazione perché la scarpa è morbida, il tallone è morbido, non esiste una struttura solida nella parte laterale, quindi potreste chiaramente avere dei problemi. L'altezza della suola non è estrema e quindi magari potrebbe essere questa scarpa
una soluzione ideale per chi volesse correre le corsette di questi giorni, dove in effetti l'aspetto più rilevante è legato alle sensazioni della scarpa stessa. Questa Oca hanno una calzata un po' diversa dalle Oca classiche a cui siamo abituati, è stata pensata davvero come una scarpa molto racing, è più stretta anche se rimane comunque uno spazio abbondante in avampiede, ha una calzata particolare perché riesce a stringere bene sia il tallone sia la parte davanti. Interessante assolutamente la gabbia che è stata pensata per unire la linguetta a soffietto con l'intersuola, una gabbia fatta da due lacci elastici che tengono molto bene, tengono ferma la linguetta e tengono anche molto stabile il piede all'interno della scarpa. Il piede all'interno tende a non ballare, tende a essere molto stabile, nonostante la tomaia non sia elastica ma sia in mesh traspirante, molto traspirante, che appunto non è elastico ma riesce ad avvolgere molto bene il piede anche grazie a queste strutture che sono state inserite all'interno. Bisogna fare un po' di attenzione all'inserimento del piede nella scarpa, in quanto queste gabbie fatte da nastri elastici possono creare delle pieghe all'interno. Siccome la scarpa poi deve calzare in modo aderente perché è una scarpa racing, potrebbero dare molto fastidio in corsa. Si calzano semplicemente allargando i lacci, bisogna fare un po' di attenzione all'inserimento del piede. A livello di battistrada ci sono tre caratteristiche da sottolineare. In primo luogo sicuramente la presenza copiosa di gomma nella parte anteriore, la presenza sulle parti laterali della stessa gomma, che è comunque molto resistente, al tempo stesso una struttura davvero innovativa che presenta nella parte anteriore alcuni fori, ma soprattutto nella parte centrale. Non so perché volevano mostrare il fatto che la scarpa avesse un plate in fibra di carbonio, ma soprattutto questa cosa permette di avere una riduzione di peso significativa. Dal mio punto di vista, nei cambi di direzione e con la pioggia, sta piovendo in questo momento, questa scarpa potrebbe essere la soluzione ideale. Battistrada decisamente migliorato rispetto ad altri modelli di Oca, rispetto anche alle prime Rocket X. La peculiarità tende a consumarsi molto meno, quindi tra l'altro ho letto Oca specifica che è stato rinforzato, quindi dovrebbe comunque avere una resistenza superiore alle versioni precedenti. Peculiarità, siccome la schiuma è molto morbida in tutti e due gli strati dell'intersuola, soprattutto la piastra in carbonio, questa intersuola molto morbida tende a sprofondare un pochino dentro al battistrada che è pure rigido. Quindi succede che siccome la durezza del battistrada è superiore a quella dell'intersuola, sprofonda un po' spesso sotto a questi punti di appoggio e tende a mostrare del consumo. In realtà non è un consumo significativo dal punto di vista dell'usura della scarpa, perché anche se si vedranno delle parti leggermente usurate, in definitiva è il battistrada quello che conta. Dal punto di vista della tenuta ho notato che tiene abbastanza bene, non ha a mio personale parere una tenuta eccellente, ma tiene abbastanza bene sia sul bagnato sia sull'asciutto. Sicuramente è una scarpa da utilizzare su asfalto, credo che si userebbe eccessivamente usandola su fondo sterrato, pista bianca, mentre sull'asfalto comunque tiene bene. A livello di durata, secondo me, l'ho visto con le Carbon X2, con le Carbon X3, il plate in fibra di carbonio dura parecchio, proprio grazie al fatto che la scarpa è molto rigida. Per quello che concerne il paybacks, non esiste una analisi molto precisa sulla durata della scarpa stessa. La suggerisco per correre tutta la stagione estiva sicuramente, ma per chi dovesse gareggiare ovviamente suggerisco di utilizzare un modello nuovo. Dal mio punto di vista potrebbe essere utilizzata per 400 km per le gare, per altri 400 ma addirittura 600 km per correre i lenti. Una delle domande che mi sono state poste nei giorni scorsi è legata al fatto: a chi raccomando questa scarpa? E paradossalmente la risposta non è così semplice, nel senso che la vedo adatta per due tipologie di podistematori. Per chi volesse correre una mezza maratona molto 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 velocemente, questa scarpa vi consentirà per l'ore 10, l'ore 15, l'ore 5 o quello che è di correre davvero molto velocemente. Invece la raccomando anche per il podistamatore che avesse comunque il portafoglio per spendere i 250 euro della scarpa stessa, perché dal punto di vista del durometro la scarpa è molto democratica, vi farà correre velocemente. Dal punto di vista del comportamento della corsa, questa scarpa
è davvero particolare perché se appoggiate di avampiede la scarpa, visto il plate in fibra di carbonio, avrà un comportamento molto reattivo ma al tempo stesso un po' più duro rispetto a quello che ci aspetteremmo, mentre se appoggiate di tallone la schiuma molto molto morbida vi consente un appoggio quasi sul cuscino e al tempo stesso Oka, come al solito, ha utilizzato una struttura smussata nel tallone stesso, cosa che facilita l'appoggio di tallone, ma ovviamente non la raccomando nel caso in cui abbiate dei problemi di pronazione perché non c'è nessun supporto laterale o mediale. Se siete arrivati fino a qui vi meritate l'angolo del professore. La domanda vera è: questa scarpa compete con le Super Shoes di tutte le altre aziende presenti sul mercato? La risposta è assolutamente sì. L'aspetto rilevante però è che i 5 mm nel tallone di altezza dal suolo inferiore rispetto a una scarpa estrema potrebbe essere un problema. D'altro canto, sappiate che la struttura in ProFly X può di fatto compensare per la riduzione di questi 5 mm. La struttura di questa scarpa però è pensata anche per correre in maniera più lenta e di conseguenza la raccomando sicuramente a chi volesse avere una sensazione di corsa perfetta durante le gare, ma con questo modello potrete vincere sicuramente le garette di paese ma anche le mezze maratone italiane. Sappiate però che il comfort di questa scarpa è unica e secondo me questa è la vera value proposition di queste Oka Rocket X2. Per concludere la recensione, chiaramente la domanda è: ma serviva una Super Shoes anche in casa Oka? Oka è riuscita a realizzare qualcosa di unico che non era ancora presente sul mercato. È molto probabile che chi ami il marchio americano possa adottare questa scarpa non soltanto per gli allenamenti veloci ma anche per le gare, perché davvero il comfort è unico. Poi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dare a mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima.